Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo food vlog. Buonasera, va bene. Buonasera. No, vuole fare lei, da. Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti in questo nuovo food vlog. Siamo alla pizzeria di eccellenza di Manti. Lei ha fame. Solo lei, vero? E siamo qui a Pastena con Carmine. Salve. Buona serata. Ciao. Allora ragazzi, io ho preso una norcina senza lattosio. Caterina invece ha preso la diavola senza lattosio, però con l'aggiunta di nduja. Rosalba diavola. E Carmine ha preso la siciliana. Siciliana senza lattosio e senza glutine. Ragazzi, comunque queste patatine sono qualcosa di eccezionale. Cioè, secondo me sono fatte, le hanno fatte loro. Ma lo sai che sono precisi, però gli orari? Ti dite mezz'ora e mezz'ora e stavo. Madonna mia! Ma guarda! È buono, eh? Mamma! Ma è bellissimo, già che si inizia a prendere. Mamma mia! Guarda, è una cosa impressionante. Deve essere eccezionale. Ma infatti è la pizzeria di eccellenza. Mamma mia! Buona? È buonissima. Buona? Buona? Sto godendo. Allora, l'impasto è soffice, non è crudo, è cotto al punto giusto, non lo so. I sapori sono ben calibrati tra di loro. Però, e poi ci sta la noce che ti dà quel tocco di... La noce che dà quel tocco di croccante. Oh, buono. La croccantezza. È croccante. La pizza sotto non è bruciata. Caterina si è lasciato proprio il cuore della pizza. Cate, ma non ti è piaciuta, eh? Ti è piaciuta la pizza? Assai. La provi? La proviamo. Ok. Approvato? Sì. Ti è piaciuta la pizza? Molto buona, mi è piaciuta davvero, anche se senza glutine, di una bontà, è morbida, i sapori si sentivano tutti. Complimenti, fratelli Manti. Ho conosciuto il pizzaiolo, Anillo. E alla fine parlando mi sono ricordato che lui era il pizzaiolo di una pizzeria. Il nome della pizzeria era O Pazzariello. E me lo ricordo ancora perché io ci andavo sempre quando ero piccolino. E mi raccontava che lui è partito dal piccolo e a poco alla volta si è ingrandito, finché ora non è riuscito ad aprire questa pizzeria ancora più grande che si chiama Pizzeria d'Eccellenza. Per quanto riguarda invece la pizza, ragazzi, è proprio buona. Cioè, i sapori erano ben calibrati, ben combinati. E infatti poi dopo, parlandone con lui, mi ha detto che proprio loro queste pizze se le studiano. Cioè c'è tutto uno studio dietro. Mangiandola era buona, era saporita, era morbida. La pizza non era bruciata sotto, i sapori erano calibrati. Ma la cosa che mi ha stupito proprio di più erano le granelle di nocciole dentro, che davano quella nota croccante. Cioè quella è stata una cosa troppo buona. Piaciuto assai, quindi approvato al 100%. E niente ragazzone, anche questo food vlog di oggi è finito. Noi ci vediamo in un prossimo food vlog. Ciao. Ci manca Giulia. È arrivata Giulia. Sì.